Un sacco di volte quando i musicisti vanno a fare musica in un posto se lo sentono dire: quanta gente mi porti, vero? Se sei un musicista, quante volte ti ci sei arrabbiato e quante volte ti ci arrabbierei ancora se non capiamo veramente cosa vogliono dire. Ehi, ciao, io sono Red e per quanto riguarda il quanta gente mi porti, beh, forse la frase è un pochino sbagliata in sé, la forma è un po' bruttina, ma il concetto poi non lo è così tanto, perché chi organizza, diciamo così, questi eventi o serate o cose del genere, beh, si aspetta che comunque arrivi gente per poter poi pagare la band, l'artista e guadagnare magari anche qualcosa loro, no? Altrimenti è meglio mettere un CD, costa meno e funziona meglio. È chiaro che non è la stessa cosa avere una band, un artista a fare musica invece della musica registrata, ma se voi aveste una macchina che comunque vi fa solo spendere soldi, non la vorreste. Ma potremmo fare un esempio un pochino più palese, diciamo così, prendendo un artista un pochino più grande, già famoso, magari italiano, così lo conosciamo tutti, che ne so, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, chi volete, anche se non vi piace. Se queste persone dovessero fare un concerto allo Stadio Olimpico di Roma, per esempio, io non credo che se organizzassero tutto questo evento e poi non ci fosse gente, il comune di Roma sarebbe molto contento, perché comunque questi eventi si organizzano per portare poi persone dentro, in questo caso la città di Roma, e quindi, che ne so, magari la gente si va a fare la passeggiata e si mangia il gelato e si compra la maglietta, insomma tutta l'economia di Roma sale e quindi si guadagna un po' di più. Se invece non c'è nessuno, è probabile che l'ipotetica Laura Pausini o Eros Ramazzotti poi non faccia più concerti a Roma. E quindi, come vedete, la situazione è abbastanza simile. Certo, non è la stessa portata, ma non è neanche la stessa portata il danno che si fa quando poi non c'è gente. È quella la differenza. Ma il punto è che questi artisti, ripeto, vi piacciono o non vi piacciono, comunque nel tempo si sono costruiti un seguito di persone in Italia, nel mondo, dove volete, che comunque nel momento in cui vanno a fare un concerto in quel posto ci sono quelle persone che lo vanno ad ascoltare, a vedere, insomma, via dicendo. Ma invece spesso il musicista più piccolo, l'artista non così conosciuto, pensa che la soluzione a tutto sia essere migliori nella propria arte, quindi essere il migliore tra tutti, che poi, insomma, questa cosa dell'essere migliore nell'arte non l'ho ancora capita. Lui pensa che quella sia la migliore cosa da avere, mentre avere delle persone che lo ascoltino non sia la soluzione, non sia necessario. Se lui o loro facessero 20 eventi, 20 serate nello stesso posto, quel musicista sarebbe molto contento, perché potrebbe portare la pagnotta a casa senza pensare a nulla. Ma anche lì è complicato, perché comunque fare 20 serate in un locale, ad esempio, implica avere un repertorio così ampio e sperare che la gente non si stanchi. Io sfido anche Whitney Houston o i Deep Purple o chi volete a fare 20 date nello stesso posto, e secondo me anche dopo la seconda data molte persone non tornerebbero comunque ad ascoltarli. Voglio dire, hanno capito cosa fate. Quindi se veramente vogliamo vivere di questa cosa che si chiama musica e che ci piace tanto, trattiamola come qualsiasi altro lavoro. Creiamo il nostro progetto, un progetto che la gente vuole ascoltare, che sia piano bar, che sia rock and roll, quello che volete, ma che la gente non vede l'ora di venire a sentire dal vivo, e forse la prossima volta sarete voi a dire all'organizzatore dell'evento: noi abbiamo tante persone che vorrebbero ascoltarci dal vivo, ma voi le persone le avete? Spero che questo video ti sia stato utile e che ti abbia fatto riflettere anche solo un tantito così, per tutte quelle volte che ti hanno detto: ma quanta gente mi porti? E se ti è stato utile, iscriviti al mio canale, così magari ci vediamo al prossimo video. Ciao!